Comune di Civitella del Tronto conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Paolo Mieli, figura prestigiosa nell'ambito del giornalismo e della cultura italiana, per aver contribuito ad arricchire la riflessione e la consapevolezza storico-critica sulla città di Civitella del Tronto, veicolandone nel modo più autorevole la conoscenza anche al di fuori dei confini locali, in modo tale da accrescere il prestigio della città, così come la coscienza di sé di un territorio già noto per la storica fortezza. Nel 1861, ultima roccaforte borbonica a resistere all'esercito piemontese. Paolo Mieli, noto giornalista, saggista, esperto di storia e dal 2009 presidente di RCS Libri, ha manifestato tutta la sua emozione per essere diventato abruzzese, civitellese a pieno diritto. È un conferimento molto gradito, ha dichiarato Mieli, perché Civitella è, come noto, carica di storia. Il giornalista, prima della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, ha tenuto una lectio magistralis sulla storia della città fortezza e ha risposto a tutte le domande poste dai presenti. E anche alla nostra. Il governo cadrà? Io non credo. Credo di essere uno dei pochi a pensare che questo governo non cadrà, perché tutto sommato alla fine, fatti i conti, tutti riterranno che è più conveniente tenerla in piedi. E se cadrà è molto molto probabile che poi risorgerà più o meno così com'è. Però devo avvertire gli spettatori che sono l'unico a pensare questa cosa. Sindaco Paolo Mieli, cittadino onorario di Civitella del Tronto. Sì, questa mattina il Consiglio Comunale di Civitella ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Mieli e questa sera abbiamo organizzato la consegna della pergamena, appunto attestante questo conferimento, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato l'amministrazione comunale a fare questa scelta. È un orgoglio per me confedere la cittadinanza onoraria e credo che possa rappresentare un'opportunità, almeno lo spero, per il territorio di Civitella.